Non devi avere paura. Sono di là! Sono di là! Sono di là! Sono di là! E allora vengono di là! Ma io sono qui! Oh! Oh! Sono qui! Ciao a tutti ragazzi! Io sono Papà Salvo! Guardate chi c'è qua! Oh, ma piano, ma scusa, ma c'è anche Aurora, c'è Noemi. Ragazzi, oggi giornata meravigliosa, giornata incredibile, fa caldo, anche da voi fa caldo. Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Ma prima, iscrivetevi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella e seguiteci sui nostri social, Instagram e TikTok. Vi devo spingere, ma scusate, ma cosa, ma sembra che fate questa ruota, siete... Troppo piano. Come piano? Vieni qua. Vieni qua. Adesso basta però, cioè, perché scusa, ce ne dobbiamo anche andare. Non è che possiamo fare qui tutto il giorno questo gira gira. Adesso vi voglio vedere camminare, vediamo chi cade. Piano che sennò vi sporcate, piano. Noemi non cade. Vediamo Aurora. Vediamo, vediamo. Comunque ragazzi, siete pronte? Dobbiamo andare in un parco, parco. Dobbiamo andare al parco oggi. Sì, è capito? Vero. Noi mi siamo in ritardo, dobbiamo andare gonfiabili. Emi, dobbiamo andare gonfiabili. La mamma dov'è? Boh. È come bua. È a casa, andiamo. Ancora a prepararsi. Sprizzi, sprizzi, veloce, andiamo, veloce, sì, sì. Veloce. Ragazzi, siamo come al solito sempre in ritardo. Dobbiamo andare a vedere dov'è la mamma, perché è un disastro. Dobbiamo andare ai gonfiabili, dobbiamo andare al parco. E quindi oggi sarà una giornata super e ci divertiremo tantissimo. Emi, siamo in ritardo. Ce l'hai? Dobbiamo... Ma come ce l'hai? Vieni qua, andiamo. Andiamo, andiamo che siamo in ritardo. Dobbiamo andare ai gonfiabili immediatamente. Papi, c'è un biglietto. Dove? Lì. Dove, Noemi? Qui. Qui? No, non lo toccare. Ragazzi, l'ultima volta un biglietto del genere era arrivato da parte... Professor Mignolo. Professor Mignolo. Dobbiamo andare a dire subito alla mamma. Andiamo. Vai, andiamo. Prendiamo Sprizzi, chissà il professor Mignolo magari se lo prende Sprizzi lo ruba. Dai, 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 dai. È arrivata un'altra lettera e noi dobbiamo andare al parco. Vediamo cosa ci sarà scritto dentro, ma io non lo voglio aprire. Ecco, mamma, 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 mamma. Accendiamo tutto. Dammi questo biglietto. Ma che succede? Ragazzi, è incredibile, veramente. Anche una volta così era arrivato dal professor Mignolo un biglietto. Io non lo voglio aprire. Io. Lo vuoi aprire tu? Sì. Ma la mamma dov'è? L'hai chiamata? No, è qui. Dove? Dov'è? Qui. Succede? Mamma, mamma. Guardate, ma che succede? Che state urlando? Non hai capito, dovevamo andare al parco ai gonfiabili. Mi sa che non ci andiamo più, è arrivata una lettera da parte di non so chi. Forse il professor Mignolo. Ma da dove l'avete trovata questa lettera? Era dentro la posta proprio, mamma, dentro la nostra casella. Allora calmi, calmi, magari Amazon qualche consegna, la posta, dai, su. Dovevamo andare al parco, ma dai. Ferma! Ferma, ferma, bloccate la mamma, prendetela. Prendetela, ma sei fuori di testa, leggiamo sto. Stai balbettando. Ragazzi, non ce la faccio più. Scrivete giù nei commenti, secondo voi è il professor Mignolo o qualche altro personaggio misterioso? D'insieme. D'insieme? D'insieme. Questo è spiazzante. Dovete salvare la nostra anteprima Cavalieri Family. Qualcuno vuole sabotare l'anteprima del nostro film. Dobbiamo salvare l'anteprima del nostro film? Cioè, del film dei D'insieme? Papi, scusa un attimo. Intanto, cioè, secondo me questa è una lettera falsa. Non è reale. Perché i D'insieme dovrebbero scrivere a noi? Scusa, non ho capito. Questo è uno scherzo di qualcuno. Un cattivo scherzo, ecco. Ma cosa dice? Vediamo voi cosa dice. Non sapete chi sono i D'insieme? Chi sono i D'insieme? Sono i nostri preferiti. Li guardiamo sempre su YouTube e noi. Ma come si chiamano? Eric e Dominique. Eric e Dominique? Ma anche io allora li conosco, mamma, li vedo pure i suoi video su YouTube. Certo, papi, ma anch'io li conosco bene. È vero, ora che ci penso. Sta per uscire il loro film, papi. E come si chiama? Si chiama Il Viaggio Leggendario. Il Viaggio Leggendario? Ma tu lo sapevi? Ma ti piace l'insieme a te? Sì. Sì. Scusa, ma ci sono arrivate diverse minacce. C'è qualcuno che sta minacciando Eric e Dominique. E cosa dovremmo fare noi, scusa?
aiutateci, vi prego. Hanno proprio bisogno d'aiuto, Eric e Dominique. Ma a questo punto non c'entra niente qua il professor Mignolo. Può essere il dottor Ginio, oppure... No, oppure il dottor Timothy. Ma hanno scritto a noi, dobbiamo aiutarli. Cosa dice ancora la lettera? Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi aspettiamo a Milano. Eric e Dominique. No, ma io non ci credo. Fammi vedere questo qua. Mamma, fammelo vedere questo biglietto. Fammi vedere. Papi, è tutto vero. Ci hanno scritto proprio loro. Eric e Dominique. Ragazzi, se così fosse, sarebbe una vera tragedia per loro. Oggi che c'è l'anteprima del film. Dobbiamo fare qualcosa, papi, non possiamo stare qui. Non sapete dove è il posto? Dov'è il posto? Al cinema. Ah, al cinema, qui dobbiamo andare a Milano al cinema. E dov'è questo cinema di Milano? Dove c'è il Duomo. Ragazzi, quindi, pronti, via, partiamo. Cioè, ma come li riconosciamo, il dottor Timothy e il dottor Ginio, scusami. Mamma, facilissimo. Allora, il dottor Timothy è bianco, il dottor Genius è nero, però hanno la maschera con la scritta d'insieme bianca. Ho capito, papi. Bianca, bianca e nera. Quindi, mamma, Eric, Dominique, stiamo arrivando. Arriviamo subito al cinema e facciamo partire subito la vostra anteprima, sì. Ma come, papi, non hai capito? Noi dobbiamo andare al cinema e salvarli. Perché se il dottor Timothy e il dottor Ginio li rapiscono, non si potrà fare l'anteprima e il film non uscirà nelle sale. E allora scappiamo, andiamo. Voi continuate a parlare, ma ce ne dobbiamo andare. Voi scrivete giù nei commenti, secondo voi il dottor Timothy è bianco o nero? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché noi un attimino ci stiamo confondendo, ecco. Mi raccomando, scrivete anche giù nei commenti se seguite i D insieme, ok? Noi dobbiamo andare ad aiutarli, veloci! Vai, 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 metteli giù botto, mamma! Ragazzi, voglio dire una cosa, al cinema si prendono i popcorn. Questa è una cosa interessante, è vero. Quindi noi aiutiamo i D insieme a fare la loro anteprima del viaggio leggendario e... ci danno i popcorn. In effetti, papi, non è male come cosa, sì, sì. Ma cosa state facendo? State perdendo molto tempo. Dobbiamo andare. Andiamo, Amy. Andiamo. Ciao, mamma. Ragione. Ci vediamo. Ciao, mamma. Ci ma vediamo come domani. Ciao, devo venire anch'io. Ah, dai, veloci. Andiamo. Qui, guarda, questo è il Duomo. Questo è il Duomo di Milano. Non mi sembra questo, no. Non mi sembra. Dicono, è grande, papi, non dovremmo questo... sbagliarci. Dove? Allora vai avanti, vediamo. Dai, dov'è? Io a scuola ho fatto il Duomo, quindi so qual è. Ah sì? Amy, tu lo sai dov'è? Ecco qua il Duomo di Milano, imponente Duomo di Milano. Ma che bello, mamma, il Duomo. E allora ce ne stiamo qui, che ne dici? No, papi, no, non dobbiamo andare qui. Dobbiamo cercare il cinema Odeon, ok? Odeon. Non è questo. Quindi Odeon. Ho paura che ci perderemo. Guarda quanta gente c'è. E allora, bimbe, manina ai genitori, perché c'è tantissima gente. Quindi mano a tua sorella. Ok, ci siamo. Andiamo, venite dietro di me. Papi, speriamo di arrivare prima dell'orario di inizio, perché potrebbe essere troppo tardi. E allora andiamo, dai, correte. Guardate, ragazzi, nel frattempo il Duomo sembra bellissimo e pieno di gente. La studiamo. Che c'è, mamma? Capito, che c'è? Mi stai facendo correre, scusa. Allora, andiamo al settimo mese. Lo so, mamma, ma dobbiamo salvare questa anteprima di insieme, sì o no? Hai scusa. Ragione. Ragazzi, ci siamo. Eccoli, Cinema Odeon. L'abbiamo trovato. Forse entriamo prima che sia troppo tardi. Papi, ufficiale, l'ho trovato, guarda, ancora! Il viaggio leggendario! E poi non ci sono dubbi, guarda, qui c'è il dottor Timothy in persona. Ma sei sicuro Timothy. Che lui è bianco? È lui, e poi c'è il dottor Jim, sono loro, scusami, sì. E lei... È Dominique. E lui... Lui è Aurora. No, Aurora è lei. Lui è Eric. E allora sono in ostaggio, dove sono? È giusto, dobbiamo andare di qua, corriamo. Vedo un sacco di gente, salviamoli prima che troppo tardi. Non lo so, papi. Mamma, piano che sei incinta, ma cosa stai facendo? Ferma, mamma. Prima che sia troppo tardi, papi, non lo so, vedo un sacco di gente, li stanno rapendo. Ma aspetta, guarda, là in fondo, lo vedi, là in fondo. Guarda, è Dominique, la vedi? È lì. Papi, Aurora è andata a sedersi, anche Noemi. A me sembra tutto normale, scusami, ma quale rapimento? Mamma, dobbiamo andare a parlare con Eric e Dominique. Ma sei sicuro che per c'è forza. Un sabotaggio? Quindi? Per forza, ecco, sono lì, parliamoci. Eric, Dominique, Allora, cioè, voi siete... No, papi, è un manifesto. Cosa? È un manifesto.
manifesto. Ah, è un manifesto? Andiamo. Ragazzi, ciao. Vai, andiamo. Ti aiuterei. Penso che il dottor Timo e il dottor Ginson mi vogliono fare questa differenza. Sì, non sappiamo bene cosa vogliono fare, ma sono arrivati, li avete visti? Vogliono visti? Sono ancora in giro, ancora qui, da qualche parte. No, no, vedi che stai calmo. Allora non dobbiamo avere paura. Sono di là. Sono di là. Sono di là. Sono di là. Ragazzi, i di insieme sono salvi, è sicuro, è qua. Sì, ma il dottor Gino e il dottor Timothy invece sono lì. Hanno un po' una faccia strana. Attenzione, No, vabbè ragazzi, è tutto vero. Esistono veramente il dottor Timothy e il dottor Gino? Ma papi, io quello che tu hai fatto, quel gesto di toccarlo non l'avrei fatto, ok? È un po' pericoloso, però i ragazzi sono entrati. Sembra che sia tutto regolare e forse oggi non accadrà nulla, speriamo. Allora andiamo a vedere il film. Andiamo a vedere il film, andatelo a vedere anche voi. Andate al cinema a vedere il film dell'insieme. Via, andiamo. Ciao ragazzi, ciao. Le cavalle di femmine, cliccate sulla campanella e seguiteci anche sui nostri social. Va bene, ciao ragazzi. Siamo qui a vedere il film. Aspetta, non te ne andare. Clicca qui per iscrivervi al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui per continuare a guardare il video della famiglia più pazza del web. Ciao.